ragazzi, stasera partiamo Gerenborgo Cantonino numero 1 Gaio Matteo, con numero 2 Cacciani Simone. Innanzitutto complimenti, una bella partita. Grazie. Cioè, per la vostra parte è una bella partita, ma a me è piaciuta la partita nel suo complesso. Cioè, un altro passo, sembrava di vedere i regionali, ve lo dico. Cioè, proprio, te lo dico sinceramente, mi sono divertito. Te ti sei divertito ancora di più, perché battere il Borgo San Donnino credo che sia... Sì, anche perché il campionato, uno l'avevamo persa 3-1, prendendo due pali, una traversa, e quindi ci stava, anche i ragazzi volevano... possibilmente cercare di vincere, poi è chiaro che con l'aiuto di qualche elemento della prima squadra, insomma, si sente, hanno un altro passo, oltre magari anche tecnicamente qualcosina in più, ma proprio il passo diverso rispetto ai nostri, che comunque, insomma, la squadra è... Beh, infatti ne ho usufruito la partita, perché è stata davvero una bella partita. Cioè, una bella partita, perché anche loro sono arrivati in finale del campionato, quindi... Beh sì, cioè, loro due anni che i provinciali, uno l'hanno vinto, uno sono arrivati in secondi, cioè, credo che sia una delle squadre da battere di questo sì. Torneo. Voi siete stati molto bravi, quindi io ti faccio davvero tantissimi complimenti e niente, ci vediamo alla prossima. Sì, ci vediamo giovedì prossimo. Adesso, sperando sempre giovedì. Beh, è bello quel girone qua, eh. Cioè, bello, infatti, perché noi San Donnino. Beh, a parte che è più difficile secondo me. Sì, cioè, secondo me sì. Chi rimane fuori è un brutto lavoro. Sarebbe bello che passassero anche la miglior terza, solo che essendo tanto forte i punti sono super, è difficile fare, è più facile che lo facciano dall'altra parte. Sì. Niente, comunque ci vediamo alla prossima. Ok. Sperando sempre di trovarci qua con i tre. In bocca al lupo, mister. Grazie. Ciao, ciao. Allora, mister, io capisco che perdere non fa mai piacere a nessuno, però se vuoi sapere la mia, io stasera mi sono divertito, ho visto due squadre di un livello molto superiore a quello che ho visto fin qui in questo torneo, vi devo fare i complimenti, io so che i complimenti quando si perdono, cioè... se li fanno gli avversari c'è da incazzarsi, no? Perché mi sono sempre in casetto, mi dicevano bravo Manzo, quindi ti perdi, no? Cioè, però fatti da un esterno, cioè da uno come me, che lo sai che non, cioè, te lo direbbe nei denti che sei fatto schifo. Io mi sono divertito, è stata una bella partita, occasioni da una parte e dall'altra, loro le hanno fatte, voi no. No, cioè, Massimo, io posso dire una cosa, noi abbiamo messo tutto quello che abbiamo in campo, formazione, e i ragazzi non facevano niente, hanno giocato, hanno corso, devo dire che abbiamo giocato contro una squadra, cioè, tecnicamente leggermente fenomenale, cioè, non c'è da nascondersi, cioè, no, dove è la squadra, dove gioca il calcio, dove è bello giocarci contro, perché vedi che si impegnano, che corrono, che hanno tecnica e che tirano fuori tutto. Noi abbiamo messo il cuore e speravo che bastasse, ma poi alla fine non è bastato. Ci abbiamo portato fino alla fine rischiando un po' le carte, visto che te ho cercato di mettere il difensore avanti a un certo punto, c'è tocca a pista sulla fase, ho cercato di muovere un po' le carte, però insomma non è bastato. Io ai miei posso solamente dire grazie, perché hanno dato tutto quello che dovevo dare contro una signora squadra. Adesso parliamo del girone, il girone è difficilissimo perché vi potete ancora qualificare tutti e quindi c'è... Sì, però io, dico, noi nel nostro girone abbiamo la Valtarese, le provinciali, super squadra. Noi purtroppo con infortuni e squalifiche che abbiamo avuto siamo un po' carichi, no, però ce la metteremo tutti. Sono d'accordo, cioè. Ma ho anche detto che questo secondo me è un girone di ferro, cioè, sì. Quattro squadre che... Cioè... Io ti posso dire la mia, senza togliere gli altri, secondo me in questo girone viene fuori una finalista, perché diciamo così... Anche due forse. Adesso non sbilanciamoci troppo, perché se no sbilanciamo la però... No, sai, perché tra l'altro noi facciamo sempre i sorteggi, no? Sì, quindi, certo. Cioè, è chiaro, però cioè, può essere che lo stesso giorno... Io ho visto altre squadre e mi è piaciuto molto, adesso lo andremo a vedere il Castello, cioè, però voi... La Valtarese anche, cioè, sono un po' meno forti rispetto all'anno scorso nella parte di dietro, però dal centrocampo in su è una squadra che, sì, che crea molto, sbaglia di più, temibile, certo. Però sbaglia di più dell'anno sì, scorso. Però io ho detto, adesso
non so se tu l'hai notato, questa qua è stata una partita di livello alto. No, no, ho ben detto che non c'entra niente con i provinciali, cioè, io ho detto che questa è, forse l'ho detto col mister prima, sì, però ti dico, io ho visto una partita di livello, di categoria, che non c'entra niente con i provinciali. Poi ti posso dire, nel Calagnano giocavano due, ma tre giocatori che hanno giocato domenica. L'ha anche detto il mister. Il livello alto, e noi secondo me abbiamo dato tutto quello che dovevamo dare, facendo qualche errore che ci sta, perché sennò non sarebbero ragazzi normali. Io posso dire che ai miei ragazzi, do un applauso anche al Calegnano che ha fatto io mi sono divertito, ve l'ho detto subito, tutti e due, di continuare, perché certo. vi voglio che continuate avanti. Speriamo. Ciao mister, grazie.